La regione è pronta a intervenire in aiuto dell'ITR, ma solo dietro garanzie certe dalla proprietà sul futuro dell'azienda. L'assessore alle attività produttive, Massimiliano Scarabeo, ha messo oggi sul tavolo la sua proposta di sostegno all'industria tessile di Pettoranello durante un incontro con i sindacati a Campobasso. Ma noi potremmo intervenire attraverso la finanziaria della Regione Molise, logicamente sempre supportati attraverso garanzie reali, quindi riconosciute dal sistema bancario, in brevissimo tempo, con un intervento che mi è sembrato di capire necessario e indispensabile verso l'ITR pari a 5 milioni di euro. 5 milioni di euro che passano attraverso delle fideiussioni. Condizione sine qua non è quella comunque di pagare il 50% dei fornitori di beni e di servizi e dei fasonisti molisani. Bisognerà anche capire se questo intervento possa essere sufficiente a sostenere l'ITR in un momento delicato come quello attuale. L'amministratore delegato Antonio Bianchi, infatti, aveva chiesto alla Regione un altro tipo di garanzie. L'imprenditore di riferimento ha fatto delle richieste alla nostra Regione, le ha riportate inizialmente attraverso un 20 milioni di euro, cerco di sintetizzare un attimino un po' i concetti, attraverso quella che è la cosiddetta elasticità di cassa, quindi nei rapporti con gli istituti bancari, altri 20 milioni di euro per quanto riguarda il piano industriale, altri 5 milioni di euro per alcune iniziative di piccole e medie imprese, sempre dell'indotto ITR facente capo alla propria famiglia e più precisamente all'apertura di outlet o logistica. Intanto 150 lavoratori su circa 700 si trovano in cassa integrazione a rotazione e 60 a zero ore. Anche i sindacati vogliono capire quali prospettive si aprono per l'industria di moda. Io della segreteria regionale e il segretario generale Carlo Scarati abbiamo deciso già dal 25 del mese scorso di chiedere un incontro all'assessorato all'industria per capire esattamente lo stato dell'arte della situazione dell'ITR nei confronti della regione. Siamo in una situazione veramente drammatica. L'avvenire dell'ITR ritengo personalmente che sia molto a rischio.